Notte di paura per il piccolo borgo di Pescoso, nel comune di Pescaglia in Garfagnana, per un incendio, come vedete, che ha devastato una casa all'interno del centro abitato, provocando gravi ustioni ad una donna di 51 anni, per la quale è stato necessario il trasferimento all'ospedale San Martino di Genova. L'incendio sarebbe scoppiato intorno all'una di questa notte, per cause che devono ancora essere individuate dagli inquirenti. Le due persone che si trovavano all'interno, ovvero la donna e il suo compagno, sono state sorprese nel sonno dalle fiamme. L'allarme è stato dato dai vicini di casa. Sul posto immediatamente si sono dirette le squadre dei vigili del fuoco, sia della Mediavalle che dell'Alta Versilia, la centrale del 118. Ha inviato numerose ambulanze. Il timore era che tutto il borgo andasse a fuoco. I soccorritori arrivati sul posto sono riusciti a portare le due persone fuori dalla casa. Il report del 118 per la donna parla di una situazione seria con ustioni di secondo grado sul 40% del corpo e sintomi di intossicazione. Il compagno, invece, è stato trasferito all'ospedale San Luca di Lucca, ma non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte, sia per aver ragione delle fiamme che per mettere in sicurezza il piccolo borgo. Sul posto anche carabinieri di Piegaio per indagare sulle origini del rogo.